Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e in particolare solo di uno. Quello di oggi sarà un video ricchissimo ma un po' particolare perché questa settimana ho deciso di rallentare un po' con le pubblicazioni qui sul canale per darmi un po' di tempo per metabolizzare Tears of the Kingdom e permettervi anche a voi di godervi il titolo. Come capita sempre quando ci si trova di fronte a dei veri e propri capolavori, è proprio difficile formulare delle opinioni sensate a riguardo e trovo molto affascinante come dall'esperienza di Tears si stiano generando molti pareri discordanti tra di loro, un po' perché si sa su internet le discussioni si accendono subito, ma in parte anche perché si tratta di una bestia difficile da decifrare, sia per la mole di contenuti proprio mastodontica ma anche nella forma. Quindi, nonostante abbia già collezionato un bel po' di ore di gioco, sento di aver scalfito soltanto la superficie e vorrei sfruttare questa occasione per condividere con voi le mie prime impressioni sul titolo e magari darvi anche degli spunti di riflessione. Tranquilli, se avete paura di spoiler, io mi terrò quanto più possibile sul vago e comunque tenete conto che tutte le immagini che vi mostrerò e i discorsi che faremo riguarderanno soltanto la prima parte del titolo, quindi il tutorial introduttivo e le prime ore a spasso senza una meta precisa sulla superficie di Hyrule. Poracci, una piccola aggiunta in fase di montaggio, rivedendo il video esportato, confermo che il testo è completamente spoiler free, mentre le immagini potrebbero essere considerate spoiler da qualcuno che vuole andare completamente in blind al 100%, quindi se siete curiosi di vedere questo video vi consiglio di fruirlo come se fosse un podcast, altrimenti tornate una volta che sarete parecchio avanti con l'avventura. Ciao! Bene, direi che possiamo iniziare, ma se siete nuovi mi raccomando mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso semplicemente iscrivendovi al canale. Anche perché nei prossimi giorni arriveranno altri contenuti parecchio interessanti, anzi ricchissimi, su Tears of the Kingdom e perderseli sarebbe un vero peccato. Non deludetemi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Già dai primi istanti si capisce immediatamente che gli sviluppatori hanno deciso di giocare con le aspettative dei fan della serie. In fondo, il punto cruciale di questo Tears of the Kingdom è che si tratta di un seguito diretto, un'occasione molto rara all'interno della serie. Le atmosfere cupe e dark rimandano quasi all'ansiosa pesantezza che caratterizzava Majora's Mask, non a caso l'altro grande e importante seguito della serie di Zelda, ed è dal primo trailer del 2019 che respiriamo proprio quell'atmosfera di sciagura imminente che aleggia nella titubante esplorazione sotterranea di Zelda e Link. Ed è qui che abbiamo da subito le prime due coordinate discordanti tra di loro. Si tratta di un seguito diretto e la storia riprende esattamente dove si era concluso Breath of the Wild, tanto che stamina e cuore di Link sono già portati al massimo, eppure sembra di giocare a un qualcosa di completamente diverso. In soli 10 minuti introduttivi c'è più narrativa ed esposizione verbale di tutto quanto il predecessore. Se in Breath of the Wild bisognava scoprire piano piano il mondo che circondava un Link completamente stordito dall'amnesia, questa volta non c'è tempo da perdere. Vengono subito date le coordinate fondamentali, viene confermata l'esistenza e l'importanza degli Zonau con la U e si crea subito la grande scissione con il predecessore, riportando il tutto a un nuovo punto di partenza, estremamente familiare ma inedito. Io personalmente ho trovato azzeccatissima la scelta di adottare un espediente di reset simile a quanto si vede spesso nei Metroidvania, dove si inizia con il protagonista nel pieno delle sue forze e delle sue capacità, che però rimane coinvolto in un qualche evento traumatico che lo porta a un livello base. Se avete recentemente giocato Metroid Prime Remastered avete ben presente questo tipo di impostazione. Da una parte un espediente del genere mette in moto il gameplay, dall'altra giustifica in modo intelligente la necessità di progressione di un eroe che altrimenti non sarebbe credibile nel suo percorso di progressione e formazione, anzi riformazione. Ed è qui però che iniziano i problemi e secondo me l'elemento che veramente manda in cortocircuito un po' tutti, non solo quelli che già dal primo trailer urlavano è solo un DLC.
Tears of the Kingdom è una vera anomalia all'interno della serie, perché è un seguito diretto che ricalca pedissequamente le orme di Breath of the Wild. Più volte, prima dell'uscita del gioco, mi sono chiesto se questo Tears avrebbe rappresentato per Breath of the Wild quello che Majora's Mask è stato per Ocarina of Time, e la risposta non può che essere negativa. Majora's Mask riprendeva gli asset di Ocarina, riciclava gran parte dei contenuti presenti nel primo gioco per Nintendo 64, ma inseriva il tutto in un nuovo contenitore che faceva di tutto per mascherare l'origine di provenienza. Mai ci sogneremmo di dire che c'è un qualche tipo di continuità ludica o anche estetica tra i due titoli per Nintendone. Oggi invece ci troviamo proprio nella situazione inversa. Tears of the Kingdom è stato presentato come Breath of the Wild 2 e tale rimane. Sin dal tutorial, in continuazione ricorda al giocatore che tutto quello che sta sperimentando lo ha già visto. Credo che questa sia stata la scelta più azzardata di tutta quanta l'operazione, l'aspetto più difficile da metabolizzare, ma che costringe per forza a una riflessione. Si può essere rivoluzionari pur non essendo realmente innovativi? Attenzione, perché in realtà non ho ancora una risposta a questa domanda, anzi ve la rigiro. Però è interessante pensare che al momento tutta la discussione sia incentrata sul fatto che Breath of the Wild portasse con sé un senso di novità che per forza di cose viene a mancare in questo seguito. Eppure, secondo me, questa prospettiva potrebbe essere tranquillamente ribaltata. È vero, sono solo all'inizio del gioco, magari poi i miei pareri si modificheranno andando avanti con l'avventura, però trovo molto più fresco, coinvolgente e innovativo l'open world di Tears of the Kingdom, nonostante si basi su delle fondamenta già rodate. Anzi, a maggior ragione, è assurdo che questo senso di novità arrivi da qualcosa di già visto, da una formula che a tratti fa veramente poco per discostarsi dal primo capitolo. Dai, l'idea di aver replicato l'altopiano delle origini in cielo, sono sicuro avrà fatto storcere il naso a molti, e anche a me inizialmente ha lasciato un po' perplesso. Dalla panoramica iniziale, questa volta in volo, alla necessità di completare i sacrari, ognuno dei quali sblocca un potere specifico, fino all'idea di creare una sfida ambientale dettata dalle temperature gelate dell'ultima zona da attraversare, si ha l'impressione di rivivere l'intro di Breath of the Wild, ma ricontestualizzata. È questo in fondo il tema portante di Tears of the Kingdom. Quello che abbiamo visto nel 2017 non ha esaurito il suo potenziale, anzi ora le cose iniziano a farsi interessanti sul serio. In questa prospettiva non è Tears of the Kingdom a essere un Breath of the Wild 1.5, ma è il suo predecessore che diventa una versione beta del secondo capitolo. A questo punto però emergono le sostanziali differenze, perché pur partendo dalle stesse basi, il gameplay di Tears of the Kingdom si sviluppa in modo completamente diverso. L'arcipelago iniziale è infatti un grandissimo parco divertimenti, un gioco nel gioco dove è impossibile passare meno di 3-4 ore con la sensazione poi di essersi lasciati tanto alle spalle. Ho rigiocato il tutorial un paio di volte e ognuna di queste mi sono reso conto di dettagli o elementi aggiuntivi che avevo completamente ignorato in precedenza. Forse ci si concentra troppo sui nuovi poteri, senza rendersi conto che il world design incarna perfettamente la natura open dell'esperienza e la modifica, e di tanto, rispetto a Breath of the Wild. I 3 sacrari iniziali, a cui si aggiunge poi il quarto, sono disposti in una struttura circolare che però, sfruttando appieno il nuovo senso di verticalità su cui si basa il 50% della novità di Tears, si trasforma in un incedere elicoidale dove tra vertiginosi tuffi, montagne russe improvvisate e voli con atterraggi di fortuna si attraversano e tagliano sempre gli stessi spazi, ma come se fosse sempre la prima volta. Il volo finale, prima della conclusione del tutorial, è qualcosa di liberatorio e impressionante. Mi sono sentito veramente piccolo da questa nuova prospettiva e per la prima volta ho inquadrato uno spazio che ho attraversato in un movimento che pensavo totalmente libero, eppure era stato perfettamente circoscritto e direzionato dal level design della zona. Si parlerà a lungo di questa sequenza introduttiva perché sono convinto sfiori la perfezione, sia nel suo intento educativo da tutorial, sia nel nascondere organicamente un grande quantitativo di nuove informazioni in una progressione fluida e impeccabile che ancora una volta si appoggia a una struttura nota solo per allontanarsi da questi presupposti. E il tutorial in un certo senso è un po' un inganno, di nuovo, perché una volta atterrati su Hyrule ci si sente nuovamente a casa e si incorre nelle stesse strutture di progressione,
Abbiamo i sacrari, i korogu, le torri topografiche, le quattro missioni principali e via dicendo. Inizialmente le isole nel cielo sembrano soltanto un diversivo che non connette a dovere con la terraferma. Non un gioco nel gioco, quanto piuttosto un gioco accanto al gioco, anzi sopra, non accanto. Eppure c'è un elemento che accomuna da subito queste due zone, che sembrano non comunicare tra di loro e che si sviluppano secondo assi differenti, e questo elemento è la densità. È vero, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom condividono la stessa mappa principale, eppure si tratta di due esperienze completamente diverse. È una cosa che ho ripetuto più volte durante le riflessioni pre-lancio del seguito, ma la genialità di Breath of the Wild è stata quella di conferire al vuoto la massima importanza nel processo di scoperta di un territorio mai attraversato prima. Nell'Hyrule inedita nel 2017 non era tanto importante la destinazione o il premio che riservava l'attenta esplorazione del territorio, quanto il viaggio stesso. Il vivere quel senso di scoperta che da sempre aveva rappresentato l'elemento cardine dietro l'immaginario della serie. In Tears of the Kingdom, e questo per me è il vero miracolo, anzi uno dei miracoli, questo senso di scoperta nonostante tutto rimane intatto, ed è proprio l'aver rischiato il tutto per tutto scegliendo di appoggiarsi a elementi così familiari che fa mancare il terreno sotto i piedi una volta che ci si rende conto che no, non è lo stesso gioco. In questa occasione non mi soffermerò più di tanto sui nuovi poteri, però questi permettono di vivere finalmente in modo completo lo spazio circostante, spingendo tanto sull'interattività ambientale, senza però dimenticarsi i limiti di Link, che nella sua finitezza dispone di risorse molto limitate. Sono cresciuto a pane GTA e magari tanti di voi si ricorderanno perfettamente quella sensazione di folle entusiasmo quando si decideva di cazzeggiare alla grandissima negli open world di Rockstar, dando sfogo alla propria fantasia grazie all'ausilio dei trucchi. Mentre in Breath of the Wild bisognava rompere il gioco per arrivare a un tale livello di euforia, questa volta sono stati gli sviluppatori ad aprire le porte della sperimentazione, quella assurda, quella vera, trovando però un perfetto equilibrio, un equilibrio che permette a tutti gli elementi di mantenere un bilanciamento nonostante le forzature del giocatore, il che significa arrivare alle cose passo dopo passo e mantenere, spero fino alla fine, quel senso di meraviglia e scoperta che questa volta non viene più direttamente dall'esplorazione, ma dal capire cosa è possibile fare. Dopo circa una ventina di ore di gioco continuo a dirmi: ah, ma quindi questo lo posso fare? Chissà se posso fare così. Magari lo avrei potuto fare in un altro modo, oppure chissà se dopo potrò fare quest'altro. E in questo ammetto di aver preso una parziale cantonata, perché mi rendo conto che tutti i poteri hanno il loro senso, e anche Ascensus, che all'inizio pensavo fosse un'aggiunta immotivata, assume un ruolo fondamentale nell'economia dell'esplorazione, terrena, celeste e anche sotterranea. Non so alla fine come valuterò questo titolo, ma so per certo, già da adesso, che tornare indietro a Breath of the Wild sarà veramente dura, e più vado avanti e più realizzo come probabilmente il senso di completezza che mi sta dando questo Tears vada a svuotare in parte l'idea di perfezione che avevo del suo predecessore. Sarebbe molto interessante capire quante delle idee del seguito siano già state pensate durante lo sviluppo del primo, e poi magari accantonate per esigenze di produzione. O anche cosa sia venuto prima, se l'idea del sottosuolo, già presente quantomeno in forma embrionale nel trailer iniziale, o l'idea delle isole nel cielo, che nella loro frammentazione da puzzle ambientali sembrano una diretta continuazione dell'oltre nuvola di Skyward Sword. E in questo aggiungerei anche un fattore che sembra ignorato un po' da tutti, ora che l'attenzione è rivolta al confronto diretto con Breath of the Wild. Dovremmo fermarci un attimo e pensare al debito di Tears nei confronti di Elden Ring. Per me alcune similitudini sono molto più di semplici coincidenze, e credo che nel prodotto finale si senta tanto l'influenza dell'opera di From Software, che sì, è uscita solo un anno fa, ma che è stata in sviluppo per svariati anni, e che a sua volta prendeva tanto da Breath of the Wild. E mentre ci avviciniamo alla chiusura di questa lunga, quanto sconclusionata riflessione, per ora posso dire che quelli che per me erano dei difetti in Breath of the Wild qui sono di nuovo presenti, ma si soffrono molto meno perché integrati in modo diverso nel loop di gameplay. Mi riferisco in particolare alla durabilità delle armi, ora fattore necessario in un gioco dove l'equipaggiamento va creato al volo con il loot dell'esplorazione, e ai semi-korogu che non sono più loot
unica attrattiva di un mondo altrimenti spoglio, ma sono solo uno dei tanti collezionabili e diversivi che riempiono in modo organico il mondo di gioco. Si ritorna quindi alla densità che vi dicevo prima e ve lo ripeto, non mi capitava da anni di perdermi in un modo del genere in un gioco. Un continuo detour mai forzato che spinge sempre un passo più in là, anzi un passo di lato, l'attenzione del giocatore verso qualcosa di nuovo. Non mi sono avvicinato neanche di striscio al primo dungeon, perché mentre percorrevo il sentiero battuto mi sono allontanato per fare un sacrario, poi mi sono gettato in un pozzo, sono riemerso con Ascensus e a quel punto ero abbastanza vicino a una torre topografica da decidere di mappare il territorio, ma a quel punto ho scelto di atterrare direttamente nel sottosuolo dove mi sono perso per più di 2 ore e ho fatto delle scoperte sensazionali. C'è di nuovo, insomma, quel senso di esplorazione che ha saputo stregare tutti in Breath of the Wild, ma questa volta ci sono anche le motivazioni per perdersi in questo girovagare senza una meta precisa. Non farò spoiler, ma in più di un'occasione mi è capitato di risolvere dei puzzle ambientali in cielo per trovare poi delle mappe che puntavano a delle ricompense nel sottosuolo. Così come parlare con un qualsiasi NPC, se non dà direttamente il via a una quest secondaria, quantomeno aggiunge informazioni e suggerimenti sui luoghi da esplorare. Il primo impatto con Tears of the Kingdom è stordente. È uno di quei giochi che monopolizza la tua attenzione e non lascia spazio a nient'altro. È un gioco immenso, che quasi spaventa nella sua densità di contenuti, tutti raccolti in 16 GB di installazione. Come siano riusciti a comprimere un mondo così vasto in così poco spazio digitale, per me è il più grande miracolo di tutti. E comunque ci sarà ancora occasione per parlare a lungo di questo gioco, che è giusto che spiazzi e che divida. Non è affatto quello che mi aspettavo, ma di sicuro è molto di più di quanto mi sarei potuto immaginare. Tears of the Kingdom è la dimostrazione che per essere rivoluzionari l'innovazione può assumere il carattere del già visto, ma quando tutto è presentato in un contenitore così perfetto è difficile non rimanere a bocca aperta anche di fronte al più familiare dei paesaggi. Il perfezionamento non è mai da sottovalutare. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo video lunghissimo, bravi, grazie mille e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di Tears of the Kingdom, se vi sta piacendo, se avete trovato dei difetti, se vi aspettavate qualcosa di diverso, insomma raccontatemi le vostre prime ore di gioco, sono curiosissimo. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Tears, Michele of the Kingdom, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico... Sì, TG Poro, magari...